Progetto che diciamo fa seguito al primo disco che uscì circa 7-8 anni fa, Fuori dal Chorus, dove già questa idea di contaminare era presente e soprattutto nella convivenza tra brani di composizioni originali di alcuni di noi con l'elettronica e la rilettura di alcuni classici del rock. Runaway è in un certo senso una prosecuzione ulteriore, perché nel primo disco eravamo in quartetto e con noi abbiamo aggiunto la nuova leve, Nico Tangerlini alle tastiere. In realtà questo gruppo è nato un po' più piccolo di come è adesso, perché è nato in trio. E di chi è stata l'idea originale? Forse, vabbè, diciamo noi tre, era diciamo un gruppo molto più esiguo, batteria, basso e sassofono. E il pretesto è stato quello, a parte diciamo le diverse provenienze, però il pretesto è stato quello dell'utilizzo degli effetti a vario titolo, quindi a batteria con la drum machine, il basso con gli effetti e le sequenze, il sax con gli effetti. Poi abbiamo pensato di aggiungere una front line vera e propria, quindi col trombone e gli effetti, e abbiamo fatto il primo disco. E poi è nato Nico, l'ultimo è nato, l'ultimo è arrivato. E che ha supportato diciamo il gruppo anche dal punto di vista timbrico, perché effettivamente mancava proprio in alcune composizioni lo strumento armonico, e quindi lui diciamo è sopraggiunto per colmare questo vuoto, diciamo. We'll be right back.
sono delle influenze funky, ci sono degli elementi jazz, comunque tutte cose che appartengono al nostro background musicale, e non posso dire nient'altro per non fare spoiler, visto che adesso va di moda fare spoiler, e io non li farò. Thank you.
questo in effetti per me è personalmente il primo concerto della stagione dopo questo, questo un po' per tutti, quindi naturalmente sono felicissimo. Per fortuna, diciamo, io mi destreggio, diciamo, anche in altri ambiti come la scrittura, l'arrangiamento, quindi questo stop, diciamo, non è stato uno stop così tragico magari come è stato purtroppo anche, no, per altri musicisti che sostanzialmente lavorano soltanto live o quasi esclusivamente. Quindi io anzi ho approfittato proprio di questa clausura forzata per scrivere tantissimo e insomma dedicarmi, diciamo, un po' per non pensare, un po' effettivamente per buttare lì delle idee nuove. Quindi ecco, per fortuna l'ho sopportato forse meglio di qualcun altro, però in effetti è un, cioè, salire sul palco, fare il soundcheck e rimettersi in moto è una bellissima sensazione, senza dubbio. We'll be right back.
Grazie a tutti. Machinette.